contro casa nell'attesa che si stabilisce dove dovrà essere separato. Sì, ma su due cestini dei portarifiuti si mette una salma. Cioè, come cavalletti questi qua si usano adesso? No, non abbiamo più cavalletti. Ah, non ci sono più cavalletti e quindi si poggia là sul... Dove mi trovo per terra? Capito. Ma lì c'era la cosa da pulizziare, figliolo. Chiusa. Io dovevo dormire questa fame. La potevo passare da... Che poi veniva e mi faceva... Non succede niente, fanno finta... No, che poi fanno fino a scarica da barile, fanno. Ma lo scarica da barile, però... E l'abbiamo spostato perché sennò più deve lasciare il sindaco qua si ferma. Dovrebbe arrivare qua. E allora io faccio le usabilità e fra 10 minuti sono qua. Lo dico, ma le sembra normale una cosa di questo tipo che passano 2 mesi per avere una cosa di questo tipo? Cioè, è che lei non ne sa niente? No. Cioè, il dottore sta dicendo che non è a conoscenza di questa, cioè dell'evolversi di questa situazione. Allora. Io ho detto di avvisare il sindaco, come al custode del cimitero, avvisa il sindaco che c'è. Ma le sembra normale che dopo 2 mesi la bara è stata buttata? Perché questo è di questo tipo. Per carità, ci mancherebbe altro. È stata messa lì, quasi scoperchiata, in una all'interno di una cappella. Ora la ditta che ha fatto il funerale. Noi abbiamo provvedono a mettere un cassettone, resta sigillata nel cassettone nella ci deve mettere la conto che si stabilisca dove dovrà andare ad essere sepolto. Esatto. Ma almeno da un punto di vista genetico era previsto che andasse al campo comune. Dico, ci vogliono 2 mesi per andare al campo comune, dove mi dicono che tra l'altro è rimasto un solo posto. Il problema è chi deve pagare queste cose. Il comune mi deve pagare. Però ora che sta qua altri 2 giorni. Sta 2 mesi per 2 giorni. L'altra cosa non sta a chiudere. Ma non sta gocciolando per un semplice motivo, perché noi abbiamo messo la barriera di sotto.